Il momento è arrivato, nei giorni scorsi abbiamo dato la notizia del nuovo ingresso in Publi One di Maurilio Brini, oggi la presentazione ufficiale qui al building di Brian Berry. Un'agenzia Publi One che viene da Forlì ma che si è estesa a Napoli e adesso sbarca a Milano, appunto ingaggiando Maurilio Brini e facendo affidamento su una colonna portante della storia della comunicazione italiana, anzi di quella comunicazione che per tanti anni è stata negletta dalle grandi holding che prediligevano l'advertising classico, il 30 secondi, invece di quello che si chiamava below the line, ma che oggi diventa forse la componente più importante della comunicazione, perché sotto questo ombrello si riuniscono tutte le discipline che servono a raggiungere l'obiettivo principale, che è quello di far vendere. Quindi dalle tecniche tradizionali come la promozione, gli eventi e il digitale in su. E tutto, il tutto espresso in un concetto molto chiaro, che è quello della ruota della comunicazione, che è un approccio integrato appunto alla comunicazione, dove dalle discipline tradizionali si scende a quelle appunto considerate below the line, passando per le tecniche digitali e packaging. Quindi un approccio, insomma, se vogliamo, non nuovo ma innovativo nella sua missione, che è quella di coinvolgere clienti che sono più amici invece che clienti, ossia con i quali si instaura una partnership duratura per raggiungere l'obiettivo fondamentale, che è quello di vendere. Giusto, Loris Danel? Sì, è giustissimo, è un qualcosa che facciamo da 20 anni, abbiamo dei professionisti oggi che integreranno la nostra struttura. Publiona è arrivata 7 anni fa a Milano con l'ingresso di Alessandro Bianca. Ma sul mercato da oltre 20 anni? Giusto? Sul mercato da oltre 20 anni, la sede è solo un discorso di logistica. Oggi bisogna essere vicino alle aziende, bisogna essere vicino agli imprenditori per capire meglio ogni giorno come cambia il business. Il business è in continuo mutamento. 3 mesi fa raccontavamo determinate cose per come avere successo sui social, oggi ne raccontiamo in maniera ancora diversa, perché è un mercato che ogni aspetto della comunicazione ha un'evoluzione ed è un'evoluzione continuativa. Ecco, abbiamo citato Alessandro Bianca, cosa hai portato in questa nuova avventura, in un'agenzia che non appartiene a un network internazionale ma un'agenzia orgogliosamente indipendente? Ma, io amo dire che praticamente da quando sono uscito dall'università non ho mai cambiato mestiere, nonostante abbia cambiato forse un paio di posizioni fisiche come ufficio, ma il mio problema fondamentale era uscire dall'università portando nel mondo del marketing tutti i collegamenti con il mondo dell'economia, che non è una cosa che si dà per scontato. Molti la trascurano ogni tanto, preferendo magari altri aspetti del marketing o della comunicazione. Io credo di aver portato in Publi One esattamente quello che ho fatto per quasi 50 anni di carriera, quindi questa capacità di poter riunire le due facce della comunicazione, quelle che erano due facce della comunicazione, adesso saranno 300 facce della comunicazione, nell'ambito di un luogo di logica economica, in modo che di volta in volta si scelga lo strumento più giusto per conseguire l'obiettivo, perché non è detto che quell'obiettivo possa essere conseguito con qualunque strumento. Per 30 anni siamo andati avanti a dire che bastava il 30 secondi e risolvavamo tutto. Dal 1990 almeno questo nessuno ha avuto il coraggio più di dirlo, e in questo senso quella esperienza che ho avuto nella mia carriera professionale l'ho portata integralmente. Quindi tu hai dato un contributo strategico a questa agenzia, ma intervenendo anche su clienti direttamente? Assolutamente sì, alcuni clienti orgogliosamente posso dire che li abbiamo presi insieme al management dell'azienda, con lo studi di marketing, con identificazione di aree ancora inesplorate del mercato e convincendo il cliente molto spesso, per esempio, a cambiare il marchio, a cambiare il posizionamento. Faccio qualche nome di clienti appunto che sui quali Martini, per esempio, il gruppo Martini Carni, il gruppo Start Romagna, che la realtà di tre
province che si mettono insieme per fare un'unica azienda di trasporto pubblico, non è stato facile prendere queste tre realtà e fonderle in un'unica realtà. Adesso abbiamo il caso recentissimo di Confindustria Forlì Cesena, che è un altro piccolo orgoglio che abbiamo proprio pubblicato nelle scorse settimane. L'importante è entrare nel merito del problema e mettersi dalla parte dell'imprenditore con la nostra specializzazione. Beh, questa è la cosa più difficile. Allora, dal cerchio creativo alla ruota della comunicazione, la circolarità sembra essere il tuo forte, e questa della ruota della comunicazione l'avevi già trovato, già preparato, mentre il cerchio creativo te l'hai reinventato. Cosa ti ha convinto ad abbracciare questa avventura? Mi ha convinto proprio questa similitudine, no? della volontà di poter comunicare con tutte le modalità. Oggi abbiamo veramente tantissimi aspetti per poter entrare in contatto con un consumatore. La fortuna è che la mia direzione creativa, di conseguenza la mia esperienza, ha avuto la fortuna di poterle provare tutte. Di conseguenza l'importanza anche semplicemente di un biglietto da visita. Cioè, veramente la comunicazione deve essere integrata. Gli orientali dicono: torna all'antico, sarà un successo, no? Io non dico che bisogna tornare al vecchio, ma tornare a quelle che sono le radici della comunicazione, ovvero il desiderio di entrare in contatto con il consumatore sotto tutti gli aspetti possibili e immaginabili che in questo momento storico fortunatamente abbiamo. Qual è esattamente il tuo ruolo in Publio? Io mi occupo di direzione creativa, però adoro andare dai clienti, mi definisco un creaunt, nel senso che mi piace molto. Creative account. Creative account, mi piace moltissimo entrare in contatto, in relazione col cliente, proprio per capire la sua storia, capire che cosa c'è dietro alla nascita di un prodotto, le fatiche, i sogni, i desideri. A volte noi tendiamo a utilizzarli come elementi per il nostro portfolio, no? O per la nostra bellezza. In realtà a volte dà molta soddisfazione avere di fronte un imprenditore che, dopo è successo al SIGEP, no? dopo aver passato 3 giorni, ti saluta con le mani in alto. Non posso dire, perché spero sia il CREIB della nuova campagna che stiamo studiando per CAFFO, però questo è quello che io cerco, cioè la relazione con il cliente attraverso la relazione agenzia. Ok, più di 20 anni vissuti in maniera sulla strada. Con un approccio, anche in marciapiedi. Con un approccio molto positivo. Quello che traspare dalla vostra presentazione è questa ancora gioia e passione di fare un lavoro che per molte strutture è diventato una passione nel senso negativo, che è positivo. Per voi è una passione positiva. Sì, essere andati nelle fabbriche, aver ripreso dei video di lavoratori che mettono e assemblano dei pezzi, questa cosa qui ti permette di capire quanto siamo fortunati a fare questo lavoro. In più, se abbiamo studiato per farlo di mestiere, cioè, qual è la gioia più grande di poter esaudire una cosa che uno ha studiato? Ecco, io dico sempre, la cosa più bella è proprio quella di far sentire il proprio lavoro un hobby. Ecco, alcuni numeri sul gruppo: mi sembra oltre 2 milioni di fatturato. Sì, abbiamo superato 2 milioni. 2 milioni, numero addetti, 16 addetti, clienti anche molto interessanti, Amaro del Capo, il gruppo CAFFO, che ha avuto una crescita prodigiosa negli ultimi 5 anni, da quando lo gestite voi, è passato da 10 milioni a 40 milioni, e siamo stati nel momento giusto, al posto giusto. Molte volte bisogna avere anche queste fortune qui, però sicuramente è perché ce la siamo andati a cercare. E altri clienti di prestigio che vi hanno dato particolari soddisfazioni, portafoglio vostro? Sicuramente il trasporto pubblico è una delle realtà più difficili nel gestire il rapporto della comunicazione con l'utente finale. Il trasporto pubblico arriva in ritardo di un minuto e arrivano 600 sms
SMS, 400 messaggi sui social, 500 e via dicendo. E abbiamo saputo gestire molto bene gli strumenti di comunicazione da dare in mano all'azienda e poter sì che l'azienda avesse non un raggiungimento di obiettivi di chissà quale valore, ma di qualità del trasporto, di vicinanza con l'utente finale. Ecco, poi ci sono in ballo due nuove operazioni importanti. Sì, no? Ma che avevo assolutamente accennato all'amico Maurizio di prossimamente, anche perché non possiamo dire tutto oggi. Ecco, poi... quindi questo per chiedere, se dovessimo fare questa intervista tra un anno, Public One come si collocherebbe, come si posizionerebbe? Noi abbiamo sempre degli obiettivi che sono superiori a qualsiasi cosa che uno possa immaginare, però il trend di Publimo degli ultimi 5 anni è sempre stato un trend positivo, con nuovi inserimenti, nuove iniezioni al motore sicuramente sarà un trend ancora più interessante. Allora ci troviamo qui tra un anno, no? Per fare il punto, sì. Per ADV Express TV a mezzogiorno, Salvatore Sagone.